Padania sono sempre più in difficoltà, l'organico è ridotto all'osso, i mezzi sono pochi e spesso obsoleti. Ne abbiamo parlato con un rappresentante sindacale, nonché vigile del fuoco, operativo con oltre un ventennio di esperienza alle spalle, secondo il quale nel capoluogo eteneo mancano 128 unità. Il recente incendio sul lungomare della Playa di Catania, se da un lato ha messo nuovamente in evidenza la professionalità dei vigili del fuoco, dall'altro ha riacceso i riflettori sulle carenze del corpo nel capoluogo etneo. Il giorno dopo il rogo è giunto a Catania il capo del corpo nazionale Dattilo, il quale ha detto che non era pienamente a conoscenza dei problemi e per questo a breve incontrerà l'USB, che ha fatto richieste in tal senso. Carmelo Barbagallo, oltre che coordinatore regionale USB Vigili del Fuoco, è soprattutto un pompiere operativo con alle spalle 23 anni di esperienza. L'organico a Catania, racconta, è privo a vario titolo di 128 persone. Gli standard di sicurezza europei prevedono un vigile del fuoco ogni 1500 abitanti, mentre la media etnea è di uno ogni 15.000. Basterebbe l'assunzione dei precari o di coloro che hanno superato i concorsi e che invece restano solo in graduatoria. C'è poi il problema dei mezzi, che sono vecchi e inadeguati. Il capo del corpo, diciamo, che non aveva avuto sul tavolo nazionale da parte dei rappresentanti proprio nazionali missive inerenti alle criticità siciliane, ma quelle catanesi soprattutto. Catania soffre una carenza di 128 unità, è sottodimensionato come comando, è un comando clou per la Sicilia, essendo come ex comando zero, sezione operativa terremoti, avendo tutte le criticità possibili come rischio alluvionale, rischio sismico e rischio vulcanico. Pertanto noi abbiamo preso carico di questa vertenza che aveva chiesto il capo del corpo e abbiamo inviato una richiesta di incontro tramite il coordinatore nazionale e aspettiamo le risposte per andare a discutere questa problematica. Ricordiamo che riordino al 2014 ha fatto una distribuzione organica accelerata, tagliando le gambe alla Sicilia completamente, assumendo i precari e gli idonei concorsi pubblici potrebbero portare respiro al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, permettendo di formare i vigili già in servizio, perché ricordiamo che essendo in pochi non possiamo essere estrapolati per formarci, siamo penalizzati doppiamente, uno per la carenza di organico e due perché non possiamo crescere professionalmente e non possiamo conoscere le attrezzature di nuova generazione o chi li conosce sono pochissime unità e danneggia chi giornalmente fa il soccorso tecnico urgente. Chiediamo che la Sicilia tutta venga messa in condizione di poter operare e poter crescere professionalmente ed avere attrezzature idonee ai tempi come quelle alluvionali, boschive e su emergenza sisma. Adesso